Questo micro video tutorial è dedicato alla risposta di una domanda pervenuta oggi, settembre 2015, circa la possibilità di modificare il bordo sinistro della citazione. Premetto che sto utilizzando PAS 2015, modello per siti scolastici porte aperte sul web, realizzati con WordPress. Il sito di riferimento è quello della scuola in cui lavoro, il Cimmerate, e come si vede già sulla colonna destra abbiamo due anticipazioni, diciamo, di citazione: una poesia di Henri De Luca, un altro invece è un coriandolo, cioè una citazione che ci piaceva inserire all'interno dei nostri siti con una funzione random. Peraltro, se io clicco sulla citazione stessa e che me la ritrovo, vedete che la citazione è correttamente marcata con il suo elemento HTML block quote, che prevede che compaia un bordo sulla sinistra di colore grigio chiaro. Beh, vogliamo modificarlo utilizzando lo style.css del nostro child menu. Dopo era acquisito che uno l'abbia già, ma nel momento in cui andiamo a modificare vedremo che in realtà poi questo sortirà anche un leggero ripasso. Bene, vediamo innanzitutto un po' come è stata marcata la citazione. Sto usando Firefox, apro menu, sviluppo e utilizzo Firebug, che è un'utilissima estensione sia per Firefox sia per Chrome. Clicco in corrispondenza del pulsante che mi consente di analizzare una porzione, clicco al proprio interno e vedete questo blocco quote che si espande con il suo due paragrafi interni. Clicco sull'elemento blocco quote e vado a vedere sulla destra lo stile. Vedete, c'è un border left, cioè un bordo alla sinistra di 4 pixel solid, cioè continuo, con quel esadecimale che corrisponde a un colore grigio chiaro. Il font è 0.9m, abbiamo un margine 0,20 pixel e un padding 0,20 pixel. Questo consente di far rientrare la citazione un pochettino all'interno di 20 pixel e di creare anche qui uno spazio di 20 pixel tra il bordo e la citazione stessa. In questo caso il colore, vedete, cancelletto è 8 e 8 CE. Andiamo a cercarlo per renderlo, magari vogliamo mantenerlo vicino al verdino, colore un po', diciamo, ricorrente di questo sito. Qualcuno può anche piacere grigio, ma lo faccio anche come prova per mostrare come si fa. Bene, devo prelevarmi un colore, posso prenderlo tra quelli che ho a disposizione. Personalmente posso fare questa ricerca, no, con vari altri elementi. Ad esempio c'era la barra Contrast Analyzer Color, che mi consentiva di vedere esattamente l'esadecimale di ogni colore, oppure lo trovo anche su Wikipedia o su altri siti, ma posso usare anche un'altra estensione di Firefox che mi consente di prelevare il colore. Clicco su prelievo colore e vado a scegliermi un colore già presente nel mio sito, magari con una tonalità verde, però non troppo scura, no? In modo che sia un pochettino più delicato. Vedete che, tra l'altro, man mano che io sposto il cursore, sotto compare l'esadecimale del colore che mi posso annotare. Oppure clicco, in questo caso è questo E4F8EF, e automaticamente questo mi va nella mia memoria temporanea. Tant'è vero che se io volessi fare una prova in diretta con Firebug e andarmela a sostituire qua, andiamo a vedere immediatamente l'effetto che fa. Vado in sovrascrittura, seleziono il colore, l'esadecimale, CTRL V, e vedete che automaticamente è diventato proprio, direi, un colore che poniamo, mi funziona, mi va bene. Bene, questo lo vedo però, attenzione, soltanto in anteprima. Allora, se io voglio poi portarmi tutta questa regola nel foglio di stile, me la copio, selezione CTRL C e finalmente ritorno al mio sito. Qua minimizzo la parte di Firebug, vado in aspetto editor
e vado a inserirmi questa informazione nel mio foglio di stile. Vado un po' piano per ricordare che il file style.css è un po' l'essenziale per poter utilizzare questi temi child, che in realtà sovrascrivono delle istruzioni rispetto al sito papà, e con una parte interna che deve essere assolutamente ben fissata, ben determinata e ben detta. Bene, arrivato a questo punto vado in fondo, qua se voglio dire anche due parole le dico, se no automaticamente faccio un Ctrl V. E mi sono ripreso, no, naturalmente, quell'informazione che avevo già sostituito circa il colore prescelto. Andando in sovrascrittura, se voglio mantenere uguale, io queste qua le posso anche non mettere, perché sono già presenti precedentemente nel sito papà. Se no li lascio anche lì, li sovrascrivo completamente, ma cambia poco. Aggiorna file. Vedete quanto l'operazione è abbastanza semplice. Naturalmente questa operazione di aggiornamento dello stile, file modificato con successo, si consiglia di non farlo in diretta su remoto. Adesso qui poco importa, certamente se avessi sbagliato poi tornare indietro è una cosa semplice, ma quando si va a toccare qualcosa dell'editor è bene prima provare e in ogni caso farsi una copia precedente, soprattutto se si va a cancellare qualcosa. Siamo sul child, peraltro i problemi sono decisamente minori in quanto timore. Andiamo a vedere se ha funzionato. Non ho lavorato sulla right sidebar, perché? Perché sulla right sidebar, vedete che è rimasto qua grigio, avevo messo già sul child la sua informazione, magari la cambieremo anche qua, già che ci siamo. Ma andiamo a vedere adesso se è vero che è verdina la citazione. Vedete, non è più grigia ed è verde. Adesso si tratta appunto di scelte, uno può piacere o non piacere, magari qualcuno preferiva il grigino che era più legato al colore quasi nero, è un grigio molto scuro che stacca meglio rispetto al nero netto su bianco, però mi sembrava utile dare questa informazione, la lascio e a questo punto la vado a cambiare anche qua. Ormai abbiamo capito, il giochetto ormai è stato inteso, quindi torno nel mio file di stile, aspetto editor e vado in questo caso anche a cercarmi dov'è l'altro blocco quote. Vado ad aiutarmi con la funzionalità di Firefox trova block, vai giù. Eccolo che c'era qua, vedete, devo andarmi a cambiare questo colore. L'avevo già prima, naturalmente io ho fatto altre copie e incolla per cui l'ho perso, lo riprendo da qua, Ctrl C, lo vado a mettere anche qua. Fatto, aggiorna file, c'è una leggera diversità, vedete, no, nel blocco quota della right sidebar, no, perché qua abbiamo 10 pixel 5, insomma è stato risistemato lì proprio per andare a personalizzare la citazione nella colonna di destra. Vedete quanto è utile lavorare anche in modo minimale sul file child. Andiamo a vedere se però tutto è stato preso. Vedete, colonna di destra, perfetto, e il risultato voluto è stato raggiunto.